Ciao Alessio. Buonasera a tutti. Ciao, ciao Massimo. Bentornato anche. Ciao Marianna, ciao Veronica. Ciao. Senta, Alessio era venuto alle parole l'anno scorso, ti ricordi? Quasi era cominciato il lockdown e avevi letto una pagina di Manzoni. Di Manzoni, della peste. Sì, mi hanno detto sì, adesso fra 2 o 3 settimane finisce. Sì. Perché allora pensavamo tutti che... Da allora siamo ancora lì. Siamo ancora così, Veronica. Senti, sì. Mola Mia ce l'ha spiegato Gori cosa vuol dire questo messaggio, Mola che è un po' anche quello che ci ha detto Larissa. Mola Mia è... Guarda, io sono cresciuto con due proprio parole d'ordine. Mola Mia è volere potere. Punto. Mio padre, volere potere, Mola Mia. Nel dubbio se... Mola Mia, hai difficoltà, non mollare, cioè non ci pensare, vai avanti. È una cosa che caratterizza proprio le valli bergamasche aerobiche e in effetti i bergamaschi, devo dire, che sono grandi lavoratori da quel punto di vista, non mollano mai. Anche in modo eccessivo, Massimo. A volte ho visto anche delle tragedie perché cadi, ti spacchi una gamba, sì, vabbè. No, gente che perde gambe perché deve scavalcare la montagna. Diciamo non che mollano. Un paese di vittimisti, insomma, bergamaschi non esistono. Non esistono. Ecco, senti, come tanti bergamaschi, anche tu con la pandemia hai perso a me, ai amici e parenti. Vogliamo che ci raccontassi rapidamente la storia di uno di loro che so che ti era particolarmente caro. Allora, io ho perso una zia, Laura, ho perso tantissimi amici. Quelle immagini che abbiamo visto che hanno fatto il giro del mondo, tra l'altro il New York Times, ti ricordi, ha fatto un bellissimo servizio, era tutto vero, cioè il nonno di un mio amico assurdamente che è morto in quel periodo lì, non c'era proprio lo spazio, non c'erano proprio le casse, è stato in cantina 3 giorni, c'era una situazione allucinante, finché non ho visto quelle immagini il mondo pensava che non ci credessero e io ho perso amici, tra cui una persona, Angelo Algisi, che è una persona straordinaria perché con la famiglia, con il Chiare, aveva un lavoro normale, era di Sarnico, amico dei miei genitori, prende, va in Brasile, in una comunità, Villareggia, e comincia a lavorare là per gli altri. Mola Mia neanche lui. Mola Mia, no, ha mollato tutto quello che diceva lui, la falsità e l'ipocrisia che c'era in questo mondo, che non gli piaceva, è andato là con la sua famiglia. Ha collaborato con questa comunità Villareggia, io sono andato a trovarlo, appena ho potuto, sono stato là un mese, mi ha fatto fare dei viaggi pazzeschi, sono entrato in un lebrosario, nelle favelas con lui, ho fatto il Babbo Natale per i bambini, un caldo terrificante perché c'erano 30 gradi là, perché purtroppo era il nostro posto, me lo ricordo che ero remadito, eccetera. Questo signore torna per dei controlli a Sarnico, è passato alla malaria, alla tubercolosi, all'epatite B, a tutto quanto, le ha passate e le ha svangate tutte, torna ed è morto di Covid. È proprio stato un, non lo so, un suggello, e questa cosa mi ha colpito molto perché lui che è stato 30-40 anni in Brasile, che ci sono veramente tante malattie, certo, cioè sei esposto molto di più che non qui nei paesi occidentali, torna, ha avuto questo destino nel suo paese e se n'è andato. Era giusto ricordarlo stasera e attraverso... Infatti lo ricordo perché... Ricordiamo proprio tutti. Senti, il tuo incontro con Angelo è uno dei tanti racconti che sono presenti nel tuo libro. Nel libro. Che si intitola Mordere la nebbia, edito da Solferino, che uscirà giovedì prossimo, giovedì 5 marzo. Ecco, intanto spiegaci, prima ci hai detto cosa vuol dire Mola Mia, adesso spiegaci cosa vuol dire mordere la nebbia. Allora, mordere la nebbia. Ci sono due cose che non puoi scegliere, secondo me, dove nascere e in quale famiglia. Ne parlavamo anche prima, è proprio Larissa, così. E ti caratterizzeranno per tutta la vita. Tu puoi veramente, non puoi scegliere, magari puoi veramente nascere in una famiglia di... Guarda Peppino Impastato, è nato in una famiglia di mafiosi. Per dare conto, adesso sappiamo tutta la storia, l'hanno anche fatto fuori. Io, no, ovviamente non c'è questo paragone, io sto benissimo che i miei genitori sono una famiglia stupenda e meravigliosa, però in un paese della provincia di Bergamo, io facevo ragioneria serale, a 13-14 anni andavo a lavorare con tuo padre, facevi il piastrellista, mio padre era piastrellista, mio zio era piastrellista, mio cugino ancora piastrellista, mio fratello era piastrellista, era normale fare il piastrellista. C'era questa concezione che era già tutto stabilito, prestabilito e tutto. Allora io mi ricordo che avevo 15-16 anni con la mia Vespa azzurra 50, andavo sulla costa del lago, c'è una zona del lago di Sarnico che si chiama Lazzarini, dove c'erano dei salici piangenti, era un posto che a me piaceva molto. Andavo lì sotto, vedevo questa coltre di nebbia e dicevo, ma io voglio andare oltre e scoprire, non può essere questa la mia dimensione, voglio andare a cercare. E scardinavo quella nebbia, anche se non sapevo cosa c'era dietro il ponte, e andavo. E questo è stato proprio l'insegno di tutta la mia vita. Sono appena avuto 18 anni, sono scappato, ho fatto domanda e sono andato in polizia, poi dopo la polizia non è andata, sono andato in America, poi dopo in America ho fatto l'animatore turistico, poi è tutto un'insegna di cercare, finché mi ha scoperchiato la testa uno spettacolo meraviglioso di Roberto De Simone che si intitolava La gatta Cenerentola. Come no? Con Isa Daniele e Beppe Barra, ti ricordi? Come no?
Io ho visto, il primo, mai visto teatro, 21 anni, vedo quella meraviglia. La famosa chiamata, no? Quando dentro di te senti che hai trovato io la cosa. Ho detto questo. E tutto questo, una meraviglia che Alessio ha fatto quello che ogni papà fa, no? Cioè, insomma, comincio già a commuovermi, ma nel senso che over 50, cosa fa? Over 50. Cioè, l'eredità vera che trasmette ai figli è questa, è questo ricordo di questi valori che tu hai accumulato. Questo libro, dove senti bisogno di raccontarti, ti racconti proprio a Lorenzo, che è nato suo figlio il 22 marzo dell'anno scorso. Dopodomani compie un anno. Nei giorni del lockdown. Quindi non ti chiederò che effetto fa avere un figlio dopo i 50 anni, perché lo so benissimo anch'io. Sono passato prima di te. Siete questi? Siamo loro. Sì, no, stupendi. Sì, questi, a Natale. Questi, sì, sì. Ho acceso la lucina, ho fatto quell'albero lì e è rimasto ipnotizzato. Voglio fare un'altra domanda. Che effetto fa aprirsi alla vita? Perché è un uomo che mette al mondo un figlio, se tu e tua moglie, se tu e tuo compagno vi siete aperti alla vita in questo modo straordinario, ma proprio nel momento in cui tutto il mondo si chiudeva, cioè questa è una cosa che avete vissuto soprattutto solo voi. Bergamasco. Dagli. No, ti spiego, fosse stata questa situazione, te lo dico perché è vera, di Salerno non sarebbe stata così forte. Io sono di Bergamo e quindi continuavo tutti i giorni a sentire 3-4 volte sia i fratelli che i parenti. E c'era uno stilicidio, quindi mi sentivo anche quasi in colpa. È stata una dicotomia totale, Massimo, perché avevo la gioia della vita, un figlio desiderato, sperato, tutto bene, perfetto, ci scambiavamo gli occhi, come dice Prospero nella Tempesta, in continuazione, e grazie ai suoi sguardi mi facevo delle domande, ecco perché è nato anche il libro, perché è stato lui a pormi queste domande, a dire ma che uomo sarò, che padre sarò, come diventerò? E allora avevo il tempo di farlo, mi sono messo a scrivere insieme, eccetera, e poi dovevo troncare tutto e sentire la tragedia, oppure vederla in video, oppure sentire l'amico, oppure sentire il mio fotografo, che mi ha fatto le foto fin da quando avevo la prima comunione, eccetera, che se n'è andato, oppure il Polini, che era l'assicuratore, che se n'è andato con la moglie lo stesso giorno, oppure Angelo, che se... Era in continuazione. E c'è, nel libro troverete esattamente questo umore di Alessio, cioè questo due... Come, sì, Scille e Carinti. Però è quello che rende anche il libro molto bello e oltretutto lo rende vicino a tutti noi, cioè tutti due pagine che tu lo sai benissimo, dentro la storia. Si apre una porta meravigliosa, vuoi gioire, esplodere, e ti dovevi castrare perché non potevi gioire troppo, perché c'era letteralmente la morte. Mordere la letteralmente. Nebbia. Fantastico, mordere la nebbia. Tra l'altro ne parleremo ancora dopo. Ricordiamo anche, visto che sei qua, che l'11 aprile su Rai 1 torna anche la Compagnia del Cino, dove fa il maestro di conservatorio. E parleremo di un professore di clarinetto nella Buonasera stasera.